La macchinetta per Gesù. Io voglio dire solo ecco che dopo il Covid siamo ritornati alla grande e penso che quest'anno sia l'edizione proprio, come dice lui, migliore di tutte le altre volte che l'abbiamo fatta. Abbiamo, diciamo, ritorniamo col botto, riapriamo col botto e sicuramente un altro anno ci intenderemo qualcos'altro per fare in modo che quella di un altro anno sia ancora migliore di quella di quest'anno. La ventesima poi che è un numero diciamo pari, quindi dovrà per forza essere così. E diciamo che questa manifestazione così sta tutta sulle spalle di Ivan Bovara, noi l'abbiamo aiutato, l'abbiamo comportato, però il 99,9% del lavoro dell'organizzazione sia amministrativa che sul parquet è di Ivan, quindi diciamo senza Ivan la manifestazione non si sarebbe potuta fare. E è un orgoglio per noi e per San Benedetto che riusciamo a fare questa manifestazione, perché sicuramente in Italia ce ne sono poche così. Ci abbiamo Rini, ci abbiamo, poi nel centro sud penso che non ci sia Roseto, esatto, e poi non ci sono altre manifestazioni di questo tipo. Quindi ogni anno riusciamo a coinvolgere tutti i nostri bambini, che ne sono tantissimi, e ogni anno una coreografia nuova cerchiamo di colpire, diciamo, la sensibilità del nostro pubblico, che è quello che ci ripaga di tutti i lavori che abbiamo fatto, quindi speriamo che sia numeroso come poi capita tutti gli anni e speriamo che tutta vada bene come sono sicura che andrà. Diamo la parola pure a Romolo. Allora, io ci tenevo a ringraziare tantissimo Romolo e la federazione sia nazionale che internazionale, che per il primo anno ha dato veramente un segnale molto forte di presenza di questo festival. Beh, io che posso dire? Come rappresentante della Federazione Italiana dico che secondo me la manifestazione che loro organizzano è fra le più importanti d'Italia, se non la più importante secondo me, come qualità, e anche voglio dire, anche se come location, perché il Palazzetto di San Benedetto forse il fondo non è proprio il massimo, ma si presenta veramente in maniera grandiosa. Lo dico anche come San Benedettese, ma voglio aggiungere un'altra cosa, perché questo ad uso e beneficio del nostro sindaco. Il pattinaggio a San Benedetto è lo sport numero uno, perché porta ogni anno a casa titoli di campione d'Italia, campione d'Europa, campione del mondo. Ma mentre fino a qualche anno fa la faceva la padrona della corsa, devo dire che oggi, grazie alla Diavoli Verderosa, il pattinaggio artistico porta a casa gli stessi risultati. Loro hanno portato a casa titoli di campione d'Italia, campione d'Europa, partecipazione mondiale, Kevin nella Coppa Europa. Cioè, sono risultati che sono importanti, risultati che presuppongono tanto e tanto lavoro. Lo stesso lavoro che Ivan adesso ha messo nell'organizzare questa manifestazione. Io veramente da parte della federazione il massimo applauso.